La scherma io la pratico da tantissimi anni, 43 per la precisione. Ho iniziato a 7 anni, quando ero un bambino proprio piccolino. E mio zio era un famoso maestro qui, la praticava anche mio cugino, e quindi a 7 anni mi hanno invitato a cominciare a frequentare la sala scherma, e da lì è iniziata la mia avventura con le spade. Ma la scherma innanzitutto per me è la passione della mia vita, mi ha accompagnato negli anni proprio parallelamente allo studio ed è diventata poi alla fine da passione anche il mio lavoro principale. Io mi ritengo anche abbastanza fortunato perché posso fare come lavoro la cosa che è la mia passione, che mi piace di più fare. È uno sport, la scherma è uno sport, è bene precisarlo innanzitutto, perché gli uomini fin dalla notte, diciamo, dei tempi hanno sempre usato le spade per altri fini, con altre motivazioni. Poi nel corso dei secoli la scherma è cambiata fino a diventare, circa un secolo or sono, una disciplina sportiva. Quindi noi non dobbiamo associare l'uso delle spade a dei fattori cruenti, ma semplicemente allo svolgere una pratica sportiva che ci deve portare dei benefici, del divertimento. Come funziona? Beh, allora, innanzitutto ci sono tre specialità: c'è il fioretto, la spada e la sciabola. Sono tre branchie, tre, diciamo, filoni nei quali si divide lo sport della scherma. Però fondamentalmente è una divisione che ha la sua ragione d'essere soltanto quando uno ha iniziato la prima fase, cioè all'inizio non si guarda con precisione se poi uno è più adatto per fare un fioretto, sciabola, spada. L'importante è che impari a stare in guardia, a muoversi in un certo modo, e solo in un passo successivo si decide se optare per un'arma oppure per l'altra. Ma sono specializzazioni diverse, però è un po' come lo sci, ci sono delle discipline diverse anche in ambito sciistico, però sempre di sci si tratta, bisogna imparare a mettersi gli sci ai piedi e a scendere, dopo si vedrà se fare lo slalom, la discesa, così. E lo stesso nella scherma. È indicato per tutti, però se uno inizia da bambino è sicuramente meglio, in quanto da bambino uno non ha nessun tipo di traguardo. La scherma è uno sport molto tecnico, è uno sport dove per imparare la tecnica necessaria per, diciamo, porsi determinati traguardi bisogna almeno lavorare una decina d'anni, quindi per arrivare a 18-20 anni, quando si è, insomma, nel pieno della propria vigore atletico, maturità, se uno deve avere 10 anni di tecnica alle spalle vuol dire che deve aver iniziato a 7, 8, 9 anni. Ma io parlo necessariamente per chi ambisce a partecipare a un'Olimpiade, a un campionato del mondo, oppure arrivare a certi livelli. Non è il caso di tutti, ci sono persone che iniziano a 12, 13 anni e riescono comunque a diventare brave, a togliersi tante soddisfazioni. C'è gente che inizia anche a 30 anni, a 40 anni e finisce per fare le gare. Certo, potendo scegliere, noi ragazzi li andiamo a prendere alle scuole elementari, perché in seconda, in terza elementare è l'età ideale per iniziare. Infatti forse in sottofondo si vedono dei bambini piccoli, quelli hanno iniziato quest'anno e hanno 7, 8 anni, qualcuno 9, ma sono piccolini, ecco, quindi ben vengano i piccoli. La scherma sicuramente mi aiuta ad avere un certo equilibrio interiore, mi aiuta a prendere delle decisioni in una frazione di secondo, mi aiuta a rispettare il mio avversario, il mio prossimo e di conseguenza sì, il mio avversario, oltre a tutti i benefici di natura psicofisica, vabbè, che quelli danno tutti gli sport, o si spera che diano tutti gli sport. Sicuramente la scherma è uno sport, mi sento di dire, molto formativo per il carattere. Infatti in tante nazioni, diciamo, evolute da questo punto di vista, la scherma viene praticata fin dalle scuole elementari proprio come materia di insegnamento. Ci sono vari sport che quelle nazioni ritengono essere fortemente educativi e impongono la loro pratica nelle scuole. Tra questi sport c'è anche la scherma. Infatti in Francia, in Germania ci sono tantissimi praticanti rispetto a quelli che ci sono in Italia, proprio perché sono state fatte a monte determinate scelte.
dopo tutto questo bel preambolo sulla scherma, io vi invito qui alla Bentegodi per provare anche voi a unirvi a noi con la scherma.